Si è appena concluso il primo convegno nazionale di medicina in realtà, oggi è il 9 ottobre 2013, siamo nel cortile della, di Villa Rabi che è la sede dell'Ordine dei Medici e con noi il dottor Guido Giustetto che è vicepresidente dell'Ordine dei medici chirurghi odontoiatri della provincia di Torino ed è anche medico di medicina generale. Eh, lei ha parlato di suggestione, persuasione e realtà nella letteratura scientifica, Info, è stato il primo intervento del pomeriggio ed è in fondo una continuazione ideale di tutte le discussioni eh, filosofico-culturali che si sono tenute al mattino. Eh, io ho seguito il suo intervento quasi interamente e devo dire che viene fuori una, un quadro per certi versi sconfortante, ma per certi versi anche molto stimolante dal punto di vista culturale. Ma eh, direi che il, il problema che ha, io ho voluto in, in impostare l'intervento cercando di far capire quali sono i problemi che ha un medico pratico quando deve decidere la scelta di una terapia o, la, o, o quando sta lavorando per fare una diagnosi per un problema di un paziente. No? Quindi su quali, su quali informazioni, quali dati di realtà, per usare il termine che a chi ha riferimento eh, faceva riferimento al convegno. Eh, quindi, quali realtà, su quali dati di realtà può basarsi il medico per prendere le sue decisioni. E, eh, mi sono limitato ovviamente a quelli che sono eh, i dati inerenti alla letteratura scientifica, perché chiaramente ci sono tantissimi altri dati su cui il medico certo. si basano, però il tema era la letteratura scientifica. E, le e linee guida in particolare. Sì, no, e allora nella letteratura scientifica ci sono una serie di, eh, di dati di realtà su cui noi ci appoggiamo. Il problema grosso, il problema grosso che dobbiamo affrontare è della integrità, dell'integrità dell'informazione che noi abbiamo, anche quando andiamo su fonti che possiamo ritenere ehm, come dire, di riferimento delle fonti di cui, alle, alle quali ci affidiamo con fiducia, dobbiamo sempre chiederci quali sono i, i dati originali su cui coloro i quali hanno scritto un articolo, hanno predisposto una linea guida, hanno preparato un report, hanno dato un parere, quali sono i dati su cui si sono basati e se quei dati a loro volta erano del, dei dati integri o se avevano subito delle manipolazioni. Questo era il ragionamento che ho cercato di sviluppare, portando alcuni esempi tratti da, dalla letteratura che eh, la trovo molto, tra l'altro molto, molto ricca nel, in Europa e negli Stati Uniti sul problema dell'integrità ricer della ricerca scientifica, l'integrità morale, ma anche l'integrità scientifica della ricerca molto molto ricchi in, in Europa e negli Stati Uniti, è un dibattito molto vivace che per esempio riguarda comunemente negli Stati Uniti le università e che invece nel nostro paese è ancora molto, eh, come dire, molto di parte, molto limitato, chi solleva questi problemi nei convegni e, e, e negli incontri è comunque ancora considerato una persona un po' stravagante che si occupa di cose che si potrebbero lasciar correre. Invece lei giustamente ha, detto, ha spiegato e ha consigliato perlomeno a, a, ai convenuti e a quelli che hanno partecipato a questo convegno innanzitutto di, di essere sempre dubitosi, cioè sì. la prima domanda è chi ci guadagna se, se qualcosa che si legge non convince molto e soprattutto di leggere in dettaglio. Sì. Uh, di leggere tutto certo. anche, anche quello scritto in caratteri più piccoli certo sì il concetto era che tutti noi quando abbiamo degli articoli quando sfogliamo una rivista per forza di cose tempo che manca velocità ci limitiamo quasi sempre a leggere il titolo l'abstract e, e di lì siamo molto influenzati mm, ci sono degli studi che dimostrano che i titoli e gli abstract non sempre e le conclusioni non sempre corrispondono al corpo dell'articolo dove in realtà sono spiegati i metodi con cui la ricerca è, è, è stata svolta e i metodi grazie ai quali si è giunti a quelle conclusioni. Certe volte è importante andare nel dettaglio perché eh, è, è lì che capiamo se poi, possono essere attendibili o no. Più che essere dubitosi, io dico di essere un po' scettici, nel senso di eh, metterci un po' di sano scetticismo, aver voglia di andarsi a documentare un po' di più e non fidarsi troppo degli automatismi che, che, che ci possono venire leggendo in fretta. Questo era un po' il mio messaggio. L'altro messaggio eh, è, è che bisogna sempre che noi ci chiediamo come medici, eh, ma quello che sto dicendo al mio paziente, quello che ho scelto per lui, eh, è la cosa migliore, ma non che si possa eh, arrivare a essere certi che c'è una cosa migliore di un'altra, perché non è, il più delle volte non è possibile. Però perlomeno dire su quali basi ho, ho la consapevolezza che quel che dico penso che sia vero. quindi essere un po' più forti nella, nelle nostre convinzioni, basare su elementi un po' più forti le nostre convinzioni. Un'altra osservazione che faccio prima a me che ai colleghi è quella di eh, essere, essere coscienti che per raggiungere la verità, o almeno que, que, quella quota di verità che, che crediamo di poter raggiungere, non dobbiamo aver timore di affrontare le avversità, anzi, qualche volta andarsene a cercare. Ecco, eh, la, diciamo così, la, la, parte, la, la prima parte di questo conveglio la mattinata può aiutare... I medici impegnati come lei in questo lavoro molto difficile, e molto almeno qui eh, nel nostro paese mi sembra di capire, abbastanza di nicchia, diciamo così. Eh, possono essere aiutati per far crescere, cioè, da, 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 per esempio dai filosofi, eh, per far crescere una consapevolezza maggiore in modo, in modo che eh, il suo atteggiamento nei confronti della letteratura scientifica eh, si allarghi? Sì, no, direi senz'altro di sì, perché. Eh, credo che il messaggio che io ho colto da, dal, dalle relazioni di questa mattina sia questa attenzione a distinguere la realtà dall'interpretazione, ma senza togliere valore a nessuna delle due. Allora anche quando noi leggiamo un articolo scientifico eh, è ovvio che poi noi possiamo interpretare le conclusioni e gli autori prima hanno interpretato i dati per arrivare alle loro conclusioni, però esiste un nucleo di solida realtà che se non è manipolato, se non è eh, manipolato ad arte, ci permette di dire che quella cosa, fino alle prossime conoscenze che arriveranno fra un po', è una cosa vera. È un po' quello che si diceva nella discussione di oggi: la verità della diagnosi non è mai una verità definitiva, il più delle volte non è una verità definitiva, è la verità della medicina. In quel momento lì. L'ultima domanda è l'uomo a vicepresidente dell'Ordine. L'Ordine dei Medici di Torino è diventato provider da qualche settimana. Questo primo congresso in fondo potrebbe dare, delineare anche una linea culturale no, di formazione per i suoi iscritti. Certo. Come ha visto eh, la sala era piena, quindi questo è un argomento che interessa. Ma però la sala è anche piccola. La sala è anche piccola, comunque no, già, come, no, certo. come già sa c'è già un altro corso, secondi, un omologo sì. che è già partito perché le certo. richieste sono state, siete state subissate da richieste. Eh, I filosofi che ho intervistato, gli uomini insomma, di, di, delle umane lettere che ho intervistato stamattina, dicono a tutti che questo è un quello che avete individuato voi, che avete proposto, è un filone da, da scavare in ogni caso, dal punto di vista culturale, anche per loro, perché può insegnare molte cose anche a loro. Possiamo dire che questa è il primo, primo, la prima puntata di una serie che potrebbe vedere la luce proprio qui. Di questo. Sarebbe molto interessante perché di convegni ovviamente noi come medici abbiamo anche tutta una serie di, di, di convegni scientifici a cui siamo interessati. Però di solito eh, il, con, il convegno scientifico in quanto tale non è tanto di pertinenza di un ordine che ha più delle valenze di tipo deontologico, etico e questo, questo mettere insieme gli aspetti degli humanities con gli aspetti scientifici dovrebbe proprio essere il cuore e anche il prossimo convegno che, il prossimo convegno, i corsi che, verrà, che, che saranno fatti nel mese di novembre che sono sulla medicina di genere hanno un po' questo taglio. Certo ci sono delle competenze scientifiche dentro ma ci sono queste competenze di attenzione a un problema particolare, alla deontologia. Del, di, di, di questo tema e per eh, l'anno prossimo abbiamo già in mente una serie di temi di nuovo un, che stanno a metà tra la competenza strettamente scientifica e quella invece più etica. Stiamo pensando per esempio ad un convegno o a un, un corso di formazione, dobbiamo ancora vedere un po' sul problema di come, qual è il ruolo dei professionisti nel contrastare le diseguaglianze in salute. Molto interessante, molto di. di, di, di purtroppo di Ancora nicchia. Di, eh, sì, purtroppo sì, di nicchia. Lì. Siamo di nuovo un po' di nicchia. Però. Comunque concludo eh, riportandole i complimenti che i relatori non medici della mattinata hanno tutti fatto all'ordine per eh, la sensibilità culturale e il coraggio, anche visto il panorama culturale che ci Grazie. circonda, di aver dato vita a questa iniziativa. Grazie. Grazie a lei.